Si pratica la violenza a Chicago, certo, ma non da me e neppure dagli uomini che lavorano per me. E sapete perché? Perché non è mai un buon affare. Dietro richiesta della città di Chicago, il governo federale, in particolare il Dipartimento del Tesoro, ha dato il via a uno speciale programma per fare fronte al traffico di alcolici e alla violenza che ne deriva. Agente federale, vi dichiaro tutti in arresto per violazione della legge Volstead. Adesso vi dirò una cosa. Se qualcuno si mette contro di me, io mi metto contro di lui. Voglio fermare Capone, ma non so come prenderlo. Se vuoi Capone, devi fare così. Lui tira fuori il coltello, tu la pistola. Se manda uno dei tuoi all'ospedale, ne mandi uno dei suoi all'obitorio. È così che si fa la guerra a Chicago. Allora, di chi puoi fidarti? Di nessuno, purtroppo. È la mara verità. Se non posso fidarmi di nessuno, dove troveremo chi ci aiuta? Beh, quando hai paura di incappare in una mina marcia, non devi prenderla dal cesto. Coglila dall'albero. Fai parte del Dipartimento del Tesoro, ragazzo. Ha un distintivo? Sì. Prenda un fucile. Voi dunque sareste gli intoccabili, non è così? Nessuno può arrivare a fermarvi. Va a dire a Capone. A chiunque noi possiamo arrivare. Che lo vedrò all'inferno. Se adesso passiamo per questa porta, puoi andare incontro a un sacco di guai. E non potrai tornare indietro, capito? Sì, ho capito. Ce lo voglio morto! La sua famiglia è morta! Voglio vedere la casa dove vive bruciata! Che ti succede? Non puoi parlare con una pistola in bocca? Tu non hai trovato niente. Tu sei solo chiacchiere di istintivo. Tu in mano non hai niente. Non posso approvare i vostri metodi. Ah, sì? Perché lei non è di Chicago? Questo è un incontro all'ultimo sangue. Aspettate la fine, uno solo resterà in piedi. È così che saprete chi ha vinto.